Eravamo a Bologna, c'era stata la guerra, il dopoguerra, e l'attenzione degli italiani era verso la cultura americana in tutti i sensi. Dallo sport arrivava il basket, il baseball, il cinema. Accanto però appunto al cinema e allo sport c'era il jazz. Anzi, direi che proprio in quel periodo Bologna era la capitale del jazz in Italia, perché arrivava uno dopo l'altro dei grandissimi concertisti americani, Jerry Mulligan, Chet Baker, Charlie Mingus, il jazz che allora andava di gran moda, che era quello moderno, contrapposto invece al jazz tradizionale. Pupi Avati e Lucio Dalla militavano, diciamo così, in un complesso dedicato prevalentemente al jazz tradizionale. Erano anni in cui la musica jazz era considerata fortemente trasgressiva, era la musica dei bordelli di New Orleans, quindi era qualcosa non totalmente apprezzabile da parte di quel tipo di contesto, di società alla quale io appartenevo e alla quale i Boy Scout facevano riferimento. Si riunì questa corte marziale, composta da tutti i dirigenti del reparto Bologna 16 di Bologna, e allora mi posero questo dilemma: o il jazz o gli scout, e io scelsi il jazz.